si è avvalso della facoltà di non rispondere l'omicida che ieri ha ucciso a Fleri l'ex amante della moglie, un 43enne originario della Cese. Il lungomare di via Spiaggia Stazio è un biglietto da visita non idoneo per una località turistica, segnalate alcune problematiche che vedremo insieme. L'Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Acireale ha inaugurato nei giorni scorsi un auditorium. Potranno fruire della struttura non solo gli alunni, ma tutti i cittadini. Bentrovati a questa edizione di TG Reporter, benvenuti dalla redazione di Etna Espresso Channel. Abbiamo visto insieme i titoli del nostro telegiornale, tra un po' tante altre notizie. Nel corso del notiziario avremo, ad esempio, torneremo a parlare di Antonino Gurisano, il ripostese deceduto in ospedale, al pronto soccorso all'ospedale di Acireale. Slitta a venerdì prossimo l'autopsia che in un primo momento era stata ipotizzata per la giornata di oggi. E le segnalazioni dei nostri telespettatori, a guardie e residenti chiedono maggiore attenzione per quel che riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Sempre ad Acireale, in via Santa Caterina, lamentate dal consigliere Salvo Seminara alcune disfunzioni. Tantissimo altro durante il corso del TG che apriamo con la cronaca. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Sebastiano Leonardi, l'uomo che ieri sera Fleri ha ucciso l'ex amante della moglie. Vediamo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Sebastiano Leonardi, 44 anni, l'uomo che ieri a Fleri, al culmine di un litigio, ha ucciso Alfio Cristaldi, 43 anni, originario di Acireale, ex amante della moglie. Quattro fucilate calibro 12, di cui due andate a segno, una alla schiena, l'altra al braccio destro, sparate sull'uscio di casa. L'uomo, in evidente stato di shock, è stato fermato dai carabinieri di Giar e posto in stato d'arresto. I carabinieri, guidati dal pubblico ministero Alessandra Tasciotti, hanno ricostruito, grazie alle testimonianze di alcuni familiari che si trovavano nell'appartamento di Fleri, le fasi che hanno preceduto il delitto. Cristaldi, che aveva avuto una relazione con la moglie di Leonardi, dalla quale 3 anni fa era nato un bambino, ieri è andato in casa della ex amante, litigando per l'ennesima volta per vedere il figlio. Secondo quanto si è appreso, l'uomo pregiudicato insisteva spesso, malgrado il Tribunale dei Minori avesse stabilito una turnazione per vedere il bambino. Per lui sarebbero stati pochi e non soddisfacenti, per lei invece era invasivo e non rispettava gli orari. La tragedia è avvenuta al culmine dell'ennesimo litigio tra la vittima e l'omicida, che dalle prime indagini sembrerebbe essere scaturita dal mancato affidamento del bambino. Alfio Cristaldi si è presentato con fare minaccioso a casa del Leonardi per reclamare l'affido temporaneo del bimbo nonostante le prescrizioni del tribunale. Leonardi ha imbracciato il fucile premendo 4 volte il grilletto, freddando il Cristaldi, che è stato ritrovato dai carabinieri esanime sulle scale che danno accesso all'abitazione in cui vive la donna. L'omicida poi si è seduto in silenzio, quasi ad aspettare l'arrivo dei carabinieri, telefonicamente allertati dalla moglie. Rimaniamo in cronaca, ma cambiamo pagina. Slitta a venerdì l'autopsia su Antonino Gurisano, il 48enne di riposto, deceduto mercoledì scorso al pronto soccorso dell'ospedale di Acireale. Slitta a venerdì l'autopsia disposta dalla magistratura per accertare le cause della morte di Antonino Gurisano, il 48enne di riposto deceduto al pronto soccorso di Acireale mercoledì pomeriggio, mentre era in attesa degli esami diagnostici del caso. L'autopsia, in un primo momento ipotizzata per la giornata odierna, sarebbe slittata a venerdì per consentire al medico, quel giorno in servizio al pronto soccorso e che l'ASP ha successivamente sospeso, di nominare un perito di parte. Una misura di garanzia pertanto che consentirà l'esame autoptico. L'indagine dovrebbe chiarire le motivazioni del decesso e quindi mettere sia la magistratura che l'azienda sanitaria sulla pista buona per accertare eventuali responsabilità nella morte del 48enne di riposto. Antonino Gurisano, lo ricordiamo, era stato trasportato
trasportato al nosocomio Acese in ambulanza con evidenti sintomi da infarto, ma secondo i familiari che hanno presentato denuncia non avrebbe ottenuto da Cireale adeguata assistenza. L'uomo è morto dopo oltre 2 ore di attesa nella stanteria del pronto soccorso. I familiari quindi hanno immediatamente denunciato alla polizia quanto accaduto in ospedale, facendo così scattare 2 inchieste. Quella della magistratura, che ha inviato un'informazione di garanzia ad un medico, si tratta di un atto dovuto per accertare eventuali responsabilità, e quella interna dell'ASP, che al momento ha sospeso un secondo medico quella sera in servizio al pronto soccorso. Manifestazione di speranza ieri sera a Giara a proposito dei casi di mala sanità, organizzata dal Comitato Spontaneo dei Cittadini, che appunto ha promosso una commemorazione delle vittime della mala sanità e delle proteste del 2015, presenti tra gli altri Sebastiano Gulisano, fratello di Antonino, la più recente vittima di cui abbiamo parlato nel servizio precedente. La partecipazione è stata nutrita, ha detto Angela La Rosa del Comitato Spontaneo, ma poteva essere più numerosa. A guidare la preghiera per le vittime, Don Nino Russo, che si è aperto ad un messaggio di speranza e un invito per non chiudersi nell'individualismo. Torniamo a parlare di cronaca giudiziaria, perché a Santa Venerina, in via Torrente Bissolati, i carabinieri hanno scoperto un deposito di auto rubate, denunciato un pregiudicato acese. Si tratta di un fondo agricolo di circa 500 metri quadrati, dove era stato creato con prefabbricature, con sistemi prefabbricati, attrezzature idonee, un vero e proprio centro di stoccaggio e smontaggio di auto rubate. L'operazione ha consentito il ritrovamento, oltre al sequestro di numerosi parti di autovetture, di una Citroen C3 rubata una donna di Via Grande il 21 maggio e di una Ford Focus di proprietà della società di autonoleggio Avis rubata a Via Grande il 22 maggio. Le due autovetture sono state restituite ai legittimi proprietari. È stata ritrovata anche una Peugeot 3008 già in parte smontata, rubata ad un uomo di San Giovanni La Punta. Il proprietario del fondo, un pregiudicato acese di 51 anni, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per riciclaggio e ricettazione. Voltiamo pagina. Ieri il Consiglio Comunale di Acireale ha approvato alla unanimità l'istituzione dell'Albo delle Libere Forme Associative della Cultura, ha approvato anche il suo regolamento. Riteniamo che la partecipazione attiva delle associazioni alla vita e alla programmazione della città sia importantissima, ha sottolineato il sindaco Roberto Barbagallo. Abbiamo voluto istituzionalizzare questo rapporto di collaborazione con il comune. Nel nostro territorio, ha proseguito il primo cittadino acese, abbiamo tantissime associazioni che hanno tanta voglia di proporre progetti e animare la città. La gestione e la valorizzazione del patrimonio, l'incremento della nostra offerta, passa anche dalla grande collaborazione con le associazioni culturali. Ringraziamo le commissioni consiliari e il Consiglio Comunale per l'approvazione unanime e annunciamo il passo successivo, cioè la nascita della Consulta della Cultura, ha detto il sindaco di Acireale, Barbagallo. E a proposito di Consiglio Comunale, ricordiamo che oggi alle ore 20 si riunirà ad Aci Sant'Antonio il civico consesso cittadino. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ci rivedremo subito dopo. Quando scegli un paio di occhiali, non ti accontentare. Cerca quella qualità visiva che va oltre il semplice guardare e scoprirai che c'è più vita in quello che vedi. Chiedi al tuo ottico lenti Zeiss. Ottica Grasso, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Acireale, nuovo ampio concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in via Matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. Chiedi il programma assistenza Zeiss fino al 31 maggio incluso nel prezzo a condizioni esclusive. A 0,28. E cos'è a 0,28? La parte finale del tuo codice fiscale? A 0,28 è il punto d'inizio per chi cerca oggettistica di qualità. È il concept store che ad Acireale mancava. Un tuffo nell'oggettistica di design, un covo di idee, una filosofia di vita. A 0,28, ideale per scegliere il regalo giusto, quello che soddisfa la mente, la vista, il piacere. A 0,28, oggettistica di design. Corso Umberto 174, Acireale. Oragel, un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola. Il pescato di Oragel non attraversa una filiera esterna. Raggiunge Oragel per essere lavorato e proposto in pescheria. Oragel, la pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso, dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati. Lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà, preparandolo con cura attraverso antichi metodi, per garantire la massima qualità. Oragel, ad Acireale, in via De Amicis, angolo via Alessandro Volta.
Vai dove ti porta il cuore. Scegli dove fare un break. Al mare, in collina, in montagna o in città, Blue Bar c'è. Granite, gelati tutti i gusti, dolci buonissimi, tavola calda, ricchi aperitivi e tanto altro da gustare in ogni momento della giornata. Blue Bar, vai dove ti porta il cuore. A Stazzo, a Fleri, a Zafferana. O se ti fermi in città, Blue Bar Daci, nuova apertura, via Ingegnere Antonino Scalia. Profili, ha cambiato look. Ora è nel nuovo showroom, sempre in Corso Savoia, ma al numero 157, con più spazi e una luminosissima esposizione di oggetti prestigiosi e di classe. Servizi di piatti, bicchieri, posate, anche per il quotidiano. Oggettistica, oltre a un grandissimo assortimento di raffinatissime bomboniere per ogni circostanza da impreziosire. Profili, da 30 anni con i nostri oggetti abbiamo arredato le case di tante famiglie. Profili, nuovo showroom in Corso Savoia 157. Piscine Castiglione. Scegliete come volete la vostra piscina, noi ve la realizziamo. Con Piscine Castiglione il vostro progetto diventa realtà. Grazie all'esperienza, alla creatività e alle nostre tecnologie potrete sbizzarrirvi e richiederla come la sognate. Vi consiglieremo per renderla funzionale anche scenograficamente. Chiedete un progetto e un preventivo al concessionario di zona, Michele Messina, via del Santuario 4 a Cireale. Telefono 328 222 44 41. Piscine Castiglione. Dal 1961 la storia delle piscine. Seconda parte del nostro giornale, parliamo di Acireale, anzi andiamo a Stazzo, nella frazione balneare di Stazzo, in via Spiaggia, in condizioni di degrado, segnalate una serie di carenze. Vediamo insieme. Stazzo, lungomare di via Spiaggia, un biglietto da visita poco edificante per coloro i quali si trovano in questo lembo della costa di Acireale. Non mancano i problemi di varia natura, come in primo luogo l'illuminazione pubblica che presenta alcune lampade spente, problema questo sentito non solo in questo luogo ma anche ad esempio nelle vie Trippi e Gorizia. Io ho fatto 4 segnalazioni a Geometro Pavone e ho detto se mi faceva accendere questa lampadina in via Trieste, 106, sono 3 lampadine, tutto quanto in serie e non accendono nulla, tutte e 3. Ha detto per dare provvedimenti, a tutt'oggi ancora nessuna lampadina è stata messa. Ora non so cosa devo fare, a chi mi devo rivolgere. Purtroppo ci sono costretto a fare sempre reclame. Dalla illuminazione si passa quindi alle condizioni precarie e anche pericolose per la presenza di chiodi, sia della staccionata che delimita un tratto del lungomare, per passare poi alla ringhiera metallica che meriterebbe una azione di tinteggiatura. Le aiuole sono anch'esse mal ridotte con le palme che hanno i rami penzolanti, frutto di una serie di mancate potature. Le palme nane, invece, per contro, sono state potate, ma i rami abbandonati accanto alle piante. La spiaggia lavica meriterebbe a sua volta una ripulita, in quanto ricoperta da vari rifiuti, frutto sia delle mareggiate che della poca attenzione anche di una parte di coloro che frequentano il lungomare. Torre Fara al Buio, così come la stele votiva dedicata alla Madonna, entrambe presenti nel porto, sono altre note dolenti per i residenti. Infine, sollecitata la piantumazione di alberi negli appositi spazi desolatamente vuoti del marciapiede, mentre per alcuni di essi, dove si sono create delle buche, sarebbe opportuno chiuderle. Da Stazzo ci spostiamo a Guardia, altre segnalazioni stavolta interessano il settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per chi suona la campana è un romanzo di Ernest Hemingway che racconta alcuni episodi della guerra civile spagnola. Una guerra diversa, per fortuna senza spargimento di sangue ma semmai di spazzatura, è quella che vivono i residenti di Guardia, costretti a fare i conti con campane per la raccolta vetro traboccanti e cassonetti per l'indifferenziata che prendono il sole a pancia in su piuttosto che stare con i piedi, anzi le rotelline ben piantate in terra. La segnalazione di un residente ci porta stamattina proprio a Guardia, dove nei pressi dell'ex stazione la campana per la raccolta del vetro non viene svuotata da tempo e dove i cassonetti per i rifiuti, consunti e malodoranti, fanno bella mostra di sé adagiati su margini della strada sempre più ristretti dalla vegetazione, che più che spontanea è divenuta invadente.
Una situazione che per i residenti è insostenibile e che li fa apparire come acesi di serie B al confronto di chi vive in città. Qualcuno racconta di topi che bazzicano in strada, siamo in un'area in cui per fortuna il verde ancora domina il paesaggio ed è normale che i ratti lì dimorino, sebbene si potrebbe evitare che vadano in esplorazione tra i cassonetti dismessi. Insomma, un intervento di pulizia e di rimozione di quanto non più utile potrebbe essere davvero un bel segnale di attenzione per chi abita la frazione e per chi quotidianamente percorre quelle strade. Adesso andiamo in via Santa Caterina da Cireale, lamentate dal consigliere Seminara alcune disfunzioni. Via Santa Caterina da Cireale, zona nevralgica Cese. Il consigliere comunale Salvo Seminara pone in evidenza alcuni aspetti riguardanti la zona, una delle porte di accesso alla città, nonché punto di collegamento per quanto riguarda i residenti della vicina comunità posta sul costone lavico della Timpa, Santa Caterina. I problemi sono tanti e sono anche annosi, vorrei dire. Facendo capo innanzitutto al muro, al famoso muro di contenimento di Santa Caterina, che ad ogni tornata elettorale viene portato in aula per la risoluzione, salvo poi passata la tornata elettorale e finite le elezioni, il tutto rimane così com'è. Qualcuno ha tentato nel passato di appendersi questa medaglietta soltanto a parole, ma poi concretamente nei fatti non si è giunto mai a nulla. Io ho avuto interlocuzione con il sindaco, il quale mi ha detto che si attiverà sicuramente nel breve periodo per cercare una risoluzione. C'è una difformità su quanto su chi possa essere il proprietario, a me risulta che sia il comune, ma in ogni caso chiunque esso sia si deve dare una mossa, se è il comune che intervenga il comune, se è un privato oppure un altro ente che si solleciti ad eliminare questo obbrobrio che si perpetua da oltre 25 anni. Sulla via Santa Caterina insiste ancora un posteggio che il sindaco su mia sollecitazione ebbe a rassicurarmi circa la sua eliminazione una volta stabilito il doppio senso di circolazione per quanto riguarda i residenti. Bene, il doppio senso di circolazione per i residenti è stato attivato, però adesso il posteggio è ancora qui ed esistente. Vorrei che il sindaco mantenesse ciò che avesse promesso. Ultima cosa, ultima notazione. Questo è un ingresso, anche se secondario, della città e così come possiamo vedere è fortemente degradato. La grande opera di riqualificazione degli ingressi di città che sta facendo l'assessore Fichera dovrà pur ricomprendere anche questo ingresso qua, perché non è possibile vedere rotonde in questo stato di abbandono, ivi compresi gli spazi a verde che sono il punto di ingresso e il biglietto di visita dell'ingresso cittadino. Ultima notazione, il segnale di limite di velocità di 10 km orari, che secondo me va rivisto, che i 10 km orari di velocità li raggiungo io a piedi, non si possono raggiungere con la maglia, tranne che in prima marcia. Capisco che viene fatto per una questione di instillare nella psicologia delle persone una maggiore sicurezza, ma basta il segnale di pericolo per quanto riguarda il transito presso questa via, che ripeto risulta ristretta nella sua carreggiata proprio per la presenza del posteggio. Due macchine non riescono a passare, quindi bisogna intervenire e farlo subito mantenendo ciò che si è promesso. Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, prima di procedere con l'intervento di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale di via Alatri nella frazione di Scillichenti, ha richiesto un sopralluogo della Protezione Civile regionale per verificare le condizioni dell'area. La strada, chiusa al traffico ormai da tempo, è stata interessata da evidenti avvallamenti. Al sopralluogo effettuato dal geologo della Protezione Civile Antonio Torisi erano presenti l'assessore ai lavori pubblici Nando Ardite e i consiglieri comunali Giuseppe Ferlito e Stefano Pennisi, che si sono più volte interessati alle condizioni della strada. Allargata la disconnessione stradale, i tecnici hanno verificato che gli avvallamenti che si manifestano ciclicamente ormai nel manto sarebbero causati da un fenomeno di crepe. La Protezione Civile ha reso noto che presenterà al primo cittadino una relazione sul sopralluogo effettuato. Ci fermiamo adesso, torniamo in pubblicità dopo.
Il centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino alla biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIM, via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Per info 095 60 48 83. Il nostro giardino è stato trasformato in un angolo di paradiso. Ci ha pensato Vecchio Piscine. Non più solo piscine, grazie ad un'equipe specializzata e al nuovo showroom Arredo Style per l'arredamento esterno ed interno. Arredi, vasche idromassaggio, saune finlandesi al miglior prezzo sul mercato. Vasche ornamentali, gibus, la stanza del sole, tende, pergolati, elegantissimi ombrelloni FIM. Arredo Style by Vecchio Piscine. Arredamenti per la casa e idee regalo originali. A Giarre, all'uscita del casello autostradale. Per info 095 97 02 123. Bella la vita! Tomarchio Ottica, occhiali da vista, da sole e lenti a contatto. Tomarchio Foto, da sempre le migliori marche per le tue immagini migliori. Tomarchio è un negozio OXO, 100% ottici optometristi. Richiedi la OXO Family Card di Tomarchio, avrai grandi vantaggi. Tomarchio, ottica e fotografia. Corso Italia 18A, Aci Reale. Professionalità, servizi e assistenza personalizzati. Se avete scelto l'Etna come meta, passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticcera Acese, centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione alla tavola calda, dalla rinomata granita di mandorla agli aperitivi, dalla pasticceria con produzione giornaliera alle paste di mandorla, ai gelati tutti i gusti. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar, in via Roma 216. Fermatevi! Grill Food. Dalla storia delle macellerie Cannavò, dopo il pronto cuoci, l'ultima novità, la prima griglieria da asporto ad Aci Reale. Scegli quello che vuoi, in pochi minuti sarà cotto dal nostro personale specializzato. Grill Food è anche gastronomia con panini gourmet, primi, secondi e contorni. Aperto a pranzo e a cena. Prova il nostro servizio a domicilio. Con un supplemento di 50 centesimi a box, puoi ricevere la tua ordinazione direttamente a casa. Ordina anche con WhatsApp al 331 42 45 126. Ad Aci Reale è inaugurato nell'Istituto Galileo Galilei un auditorium che accoglierà tutti gli alunni, non solo tutti gli alunni, ma anche i cittadini amanti della musica. L'Istituto Galileo Galilei di Aci Reale si rifà il look. È stato inaugurato infatti un auditorium che potrà essere frequentato dai tanti giovani che amano e studiano la musica. Una struttura che riqualifica di gran lunga l'istituto, ma un passo importante non solo per gli alunni che frequentano la scuola, ma per tutti i cittadini. Così ha detto ai nostri microfoni il dirigente scolastico Orazio Barbagallo. Dopo anni di lavoro abbiamo al meglio utilizzato i fondi europei in sinergia con l'ente locale che ha fornito supporto tecnico. Abbiamo realizzato questo progetto insomma, con una procedura innovativa perché per la prima volta le scuole si sono occupate dei lavori pubblici. Una scuola all'avanguardia e soprattutto importante per noi l'auditorium, visto che siamo scuola di indirizzo musicale. È un'opera che servirà sicuramente anche al territorio, in quanto noi siamo aperti al territorio come è giusto che sia. È stata inserita anche questa scuola, questo plesto, nell'ultima lingua appunto della regione siciliana per diciamo, una riqualificazione generale dell'intero istituto. Sapete che ormai col decreto Renzi a cascata le regioni si stanno occupando molto di scuola e soprattutto di strutture scolastiche. Abbiamo partecipato a un altro bando, siamo presenti in graduatoria e siamo sicuri che presto come dire, rideremo funzionalità e soprattutto più sicurezza, la renderemo anche più bella a un istituto che da tanti anni è presente nel territorio. Intanto oggi ci godiamo come dire, questa inaugurazione di questo auditorium che serve, che è utile non solo alla scuola ma anche alla città, perché sicuramente ci saranno anche delle attività scolastiche nel pomeriggio e quindi siamo qui a festeggiare insieme insomma, al preside, al corpo docente e soprattutto siamo ben contenti e felici che nel prossimo futuro magari potremmo chiedere loro di organizzare qualche evento al centro della nostra città.
Adesso parliamo di una festa che riguarda due nostri affezionati telespettatori, nozze di diamante per una simpatica coppia di acireale, coniugi Grasso, Salvatore Grasso e Alfia Gallipoli, e che sabato scorso hanno festeggiato il loro 60° anniversario di matrimonio nella chiesa Cuore Immacolato di Maria ad Acireale. La solida coppia ha festeggiato questo traguardo con la numerosissima famiglia. Infatti Salvatore e Alfina hanno 8 figli e 30 tra nipoti e pronipoti, vediamo insieme nella foto. Alla fine della celebrazione gli sposi hanno ricevuto peraltro un omaggio molto gradito, infatti Manuel Sciacca, piccolo talento musicale catanoto, ha cantato per loro l'Ave Maria. Auguri ancora. La radice nel tempo è il titolo della prima raccolta poetica di Rosanna Fichera. La radice nel tempo, questo è il titolo della prima raccolta poetica di Rosanna Fichera. Quelli di Rosanna sono pensieri variopinti da stati d'animo, repressi nel tempo, che oggi riemergono imperterriti davanti ai nostri occhi attraverso le parole, che come la stessa scrittrice compongono le pagine della nostra vita. Così la poetessa racconta se stessa ed a chi legge la propria vita, rivivendo e rivivendosi con coraggio tra una lacrima ed un sorriso. Irrompe spesso il dolore generato dal ricordo della sua cara mamma, da qui il titolo della raccolta dedicata interamente a quest'ultima. Questo stesso ricordo della madre, mai vissuto ma allo stesso tempo sempre vivo nel cuore di quest'ultima, è cantato in maniera ricorrente nei suoi versi. Questa raccolta poetica è interamente dedicata alla mia mamma, perché lei comunque mi ha dato molta ispirazione, e purtroppo in questi anni mi ha potuto seguire dall'alto dei cieli perché è morta prematuramente. Proprio quest'anno mia mamma avrebbe compiuto 58 anni, quindi non potevo non dedicare queste mie rime ricche di amore verso lei e verso tutte le persone comunque che mi hanno dato veramente tanto amore in questi anni di lavoro. E adesso lo sport, delusione in casa, calcio già arredi, parliamo calcio a 5, perché per il momento, ma solo per il momento, approda in C2 la sfidante, cioè il Gagliano, ma a Giarre è attesa una buona notizia, quella del ripescaggio che potrebbe davvero concretizzarsi da qui a qualche settimana. Vediamo insieme. Nonostante la prova gagliarda e la generosità messa in campo dal calcio Giarre, il quintetto sceso in campo in quel di Gagliano ha dovuto arrendersi proprio all'ultimo passo. Con la sconfitta 3-1 si chiude quindi il campionato di Serie D per il quintetto ionico, che però non dispera, anzi spera nel ripescaggio in Serie C2, dove il campo invece ha già mandato il Gagliano, non senza prima sudare le proverbiali sette camicie. Il gol del giarrese Chillari, in avvio di ripresa, aveva illuso gli ionici, che recriminano con la sfortuna, ma che ammettono di aver disputato un grande incontro contro una squadra probabilmente di categoria superiore e che è stata assai scaltra a cambiare sul terreno di gioco il corso degli eventi. Gagliano 3, Giarre 1, e squadra di casa promossa in Serie C2 quindi, ma come dicevamo, per il Giarre resta ancora lo scenario di un ripescaggio che appare sempre più certo perché prima squadra della griglia ad avere diritto all'iscrizione al campionato di categoria superiore. La sensazione è quella che Giarre potrà festeggiare comunque la promozione tra qualche settimana, non appena sarà definito il corso dei campionati 2016-2017. A coronamento di una stagione sportiva esemplare e comunque vissuta sempre sulla cresta dell'onda. E allora attendiamo notizie, nel frattempo chiudiamo qui questa edizione del giornale, prima dei saluti finali però un'occhiata al meteo per la giornata di domani. In Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso, i venti saranno da nord-nord-ovest, le temperature minime comprese tra i 7 e i 12 gradi, le massime tra i 20 e i 24 gradi centigradi, i mari saranno calmi. TG Reporter termina qui, questa edizione del telegiornale potrà essere rivista sulla nostra pagina Facebook Eten Espresso Channel, TG Reporter, prossimo appuntamento con l'informazione domani alla stessa ora sulle nostre frequenze. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata a voi tutti.